Senta, posso dire una cosa? Quanto tempo ci vorrà per uscire di qui? Io lo devo fare. La capisco, porti pazienza però. Ma stia attento, scusi, sa? Domanda incartabollata per parlare con Malosti o ci muoviamo qui? Il dottor Malosti sta lavorando e te l'ho già detto. Sì, ho ecco, capito. Potrebbe anche a me andare a lavorare. Invece devo stare qui ad aspettare i comodi vostri. Pensi che io non vorrei stare. Ma tu gliel'hai detto che lo cerca Mauro, scusa, Marbello. Teresa, certo che glielo ho detto. È il professor Danieli. E non è ancora tornato perché parlava di una conferenza. Sentite, ci avete tenuto qui tutta la notte. Ora noi dobbiamo andare. Sì, sì, hai ragione, mi scusi, me lo chiami per favore, è urgente. No, guarda che è... Ascoltami, urgentissimo, chiamami per favore, non hai idea di questo. Ah, certo che ti ci metti anche tu però, Coselli, lì, Ti richiamo. Professor Danieli? Teresa, dopo. Uè, dottore, sono 3 ore che ti aspetto. Non è il momento, vattene. Che sta succedendo? Mi dispiace. Perché non mi dispiace. Salta, da questo momento nessuno, dico nessuno, deve entrare o uscire dal pronto soccorso, chiaro? Va bene. Guarda che così tu almeno mi tratti. Levati! No, no, no. Dal momento che la signora Beltrame e suo marito sono entrati in pronto soccorso, quanti pazienti abbiamo dimesso? Nessuno. Bene, almeno questo. E gli altri? Tutti quelli che hanno incrociato fuori di qui? Sono appena scesi dall'aereo. Giusto, bisognerà avvertire le autorità, ci penso io. Tu gestisci la situazione con i pazienti e fai spegnere l'aria condizionata. Scusate, signori, scusate, un attimo di attenzione. Abbiamo appena ricoverato una paziente che presenta dei sintomi che potrebbero essere di natura infettiva. Natura infettiva? Quindi da questo momento non è più possibile uscire dal pronto soccorso. Come? Contiamo sulla vostra pazienza e per qualsiasi problema potete rivolgervi al nostro personale. A desk accettazione possiamo darvi qualsiasi informazione. Ma stiamo scherzando? Io ho un'azienda da portare avanti. L'ospedale farà in modo di comunicare ai vostri datori di lavoro il motivo della vostra assenza. Grazie. Senti, dottor Pirla, ti ho detto che ti devo parlare. Senti, non so che cavolo sei venuto a fare qui oggi, ma hai scelto il giorno peggiore.